Ragazzi, io sono Francesca e oggi sono qui con un nuovo video. Come potete leggere dal titolo, oggi vi porto il video wrap up. Incominciamo col video, quindi voglio farvi vedere cosa ho letto nel primo mese del 2021. Ma prima di questo voglio ricordarvi che qui sotto troverete tutti i link che vi portano ad Amazon, dei libri che citerò, e sono tutti link affiliati. Quindi se voi acquisterete dal mio link, a voi non sarà aggiunto nessun solo al prezzo, ma a me arriverà una piccola percentuale che mi aiuta a mantenere i miei canali social attivi. E vi ricordo anche di andarmi a seguire su TikTok e Instagram, che trovate qui le immagini di Francello Books, come sempre link qui sotto anche del mio blog. Ma detto questo, direi di iniziare col video. Questi sono i libri di gennaio, non li ho tutti letti, alcuni li ho iniziati, alcuni non li ho terminati, ma volevo parlarvi di tutti questi libri qui, quindi iniziamo con quelli che ho effettivamente letto. Il primo che non ho qui, che però l'ho letto in digitale grazie a una collaborazione con la Dea Planeta, che ringrazio ancora per avermi omaggiato il file digitale, è The Prom. Come sapete, The Prom è uscito il film musical su Netflix, molto molto famoso, e a me è piaciuto il libro con qualche riserva, mentre invece il film non mi è piaciuto per niente. Infatti qui sotto troverete il link per il blog, così potete leggere la recensione. Bello sì, un po' particolare, molto scorrevole, quindi che si leggeva molto facilmente. Sì, ho questo tic che mi tocca i capelli, che bello. Molto scorrevole, ma i cambi di narrazione non mi sono piaciuti. Quindi che un capitolo parlava una protagonista, mentre invece un altro capitolo parlava un altro protagonista, questa cosa non mi è piaciuta più tanto. Ma comunque, se leggete la recensione capirete tutto. Il mio voto infatti per quel libro è 3 stelline.5. Andiamo avanti. Un altro libro invece che ho letto per una collaborazione con Mondadori, che ringrazio di avermi omaggiato della copia digitale, è Assedio Tempesta. Per chi mi conosce sa che ho amato Assedio Tempesta e sa che amo la Grisha Trilogy, quindi Tenebre Ossa, Assedio Tempesta e probabilmente amerò anche l'ultimo, che deve ancora uscire in Italia, ma che invece il 23 aprile uscirà la serie TV Shadow and Bone su Netflix. Quindi vi consiglio prima di recuperare i cartacei se siete amanti della lettura, ma credo che se siete in questo video direi di sì. Allora, questo libro è stato bellissimo, gli ho dato 5 stelle, mi è piaciuto anche rispetto al primo. Alcune cose mi sono piaciute di più, altre mi sono piaciute di meno. Il nuovo personaggio che incontriamo qui, beh, finalmente posso dirlo, bellissimo, fantastico. Cioè, sapete che io tutti ho una crush per Mal, lo sapete benissimo. Ma il nuovo personaggio che incontreremo qui, che non voglio dirvi il nome, che sennò magari vi spoilerò qualcosa, mi ha fatto quasi ricredere sul mio amore su Mal. Avete capito bene? Sara, se stai guardando questo video, sto pensando proprio a te. E quindi, nuova ship, ho una nuova ship, non vi dico il nome, però so che se avete letto Assedio Tempesta lo sapete. Vi parlerò poi di questa ship quando leggerò il terzo, così non faccio spoiler a nessuno. E niente, 5 stelline, bellissimo, fantastico, stupendo. Alina, mi sei piaciuta in questo libro, anche se ogni tanto avevi un po' la sindrome dell'eroina, che però, nel senso, ti capisco, però la prossima volta un po' più aggressivo, un po' più con un po', diciamo, di polso, ecco. Mentre invece Mal mi sei piaciuto, ma non mi sei piaciuto, tutto preferito in Tenebre Ossa. Questo libro era concentrato soprattutto su Aline e Mal, e sì, l'abbiamo visti un po' così, un po' cosà, però la presenza del The Darkling, anche se non è uno dei miei personaggi preferiti, mi è piaciuto molto in questo libro, perché c'era ma non c'era, e secondo me ha dato quel tocco in più a tutta la storia, quindi a tutto il libro. Per me 5 stelline su 5, amo la Grisha Trilogy, amo Assedio Tempesta, amo Tenebre Ossa, amo Alina e amo Mal. Ma non solo, amo molto di più un altro personaggio che Mal, e vi ho detto tutto, quindi passiamo col prossimo libro. Un altro libro che ho effettivamente finito con il mio GDL, leggiamo Caraval GDL, proprio Caraval. Come potete vedere, io mi sono, non si vede? Sì, mi sono innamorata di questo libro dopo le prime 140 pagine. Credo che sia uno di quei libri che o ti piace o non ti piace, non può piacerti un po', cioè o ti piace o non ti piace, perché abbiamo comunque la protagonista, Rossella, molto 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 problematica, nel senso che è un po', c'è chi l'ama e c'è chi la odia. Tante persone non hanno sopportato Rossella, altre l'hanno sopportata, tipo me. A me è piaciuta tantissimo, mi è piaciuto anche il rapporto con Julian, l'altro protagonista, Dante, Donatella, che è la sorella, mi è piaciuto tantissimo, proprio mi sono innamorata alla fine, come potete vedere. Non so se vedete dove ci sono i post-it rosa, ce ne sono due, ecco, quei due punti lì sta a significare se vuoi piangere rivai a leggerti queste parti. Comunque, come voto è 4 stelline su 5, ma vi chiederete come mai non gli ho dato 5 stelline su 5 se mi è piaciuto così tanto. Ve lo spiego subito: essendo che per le prime 150 pagine non mi ha rapito così tanto e la fine ha avuto una fine un pochettino particolare, perché se non leggi subito dopo il secondo rimani un po' con la mano in bocca, gli ho voluto dare 4 in prospettiva del secondo, che è Legend, però è in TBR per marzo, quindi 4 stelline su 5 in prospettiva del secondo, ovvero Legend.
mi è piaciuto tantissimo e non vedo l'ora di continuare la serie, sperando che sia bello tanto quanto il primo, se non di più. Ma partiamo con il primo libro che effettivamente ho iniziato ma non ho finito. Ebbene sì, La corte di rose e spine. E non so come mai non sono riuscita a finirlo, ma credo molto probabilmente perché ho avuto altre collaborazioni ancora in corso di cui non vi posso parlare, e quindi ho dovuto stopparlo per forza di cose. Però mi stava piacendo, quindi conto di recuperarlo, se non a febbraio perché sono incasinata anche lì, a marzo sicuramente. Un altro libro che stavo leggendo con Sara Dalla Palma qui su YouTube, e Marco, Shadow Marco 98 su Instagram, vi lascio il loro link qui sotto, era Hunger Games, in vista di poi guardarsi tutti insieme il film. Piccolo problemino, io lo stavo sentendo su Audible, è anche molto comodo come servizio, ve lo consiglio, c'è un mese gratuito se lo volete fare. Ero arrivata a pagina 210, quindi al capitolo, non mi ricordo già più, l'ho letto, non me lo ricordo già più, al capitolo 16, praticamente un po' oltre la metà, ma non sono riuscita a concluderlo. Spero di concludere in questi giorni, magari ascoltando l'audiolibro mentre metto a posto o semplicemente mi faccio una doccia o sono in giro. Spero di finirlo prima possibile, ma entro gennaio non ce l'ho proprio fatta. Un altro libro che è questo qui, quello che ho letto di meno, l'ho iniziato ma non l'ho concluso, è Il Cavaliere d'Inverno. Ho letto le prime 50 pagine, me ne stavo sinceramente innamorando, veramente veramente bello, scorrevole, ti prende, e adesso capisco tutti quelli che mi dicono devi leggerlo perché è veramente bellissimo, e spero di portare avanti questa lettura il prima possibile e spero di leggere tutta la saga per il 2021, perché a quanto pare, cioè per il punto che sono arrivata io adesso, veramente merita tantissimo, quindi io ve lo consiglio di dargli un'occhiatina. Quindi ecco qui tutti i libri, sia quelli che ho letto completamente che quelli che non ho letto completamente, e spero che comunque il video vi sia piaciuto. Se è stato così, vi ricordo di mettere un bel like, iscrivervi al canale e magari condividere questo video con tutti i vostri amici. Vi ricordo anche di andarmi a seguire sui miei social, quindi TikTok, Instagram, che vi lascio qui le immagini, e il blog qui sotto, dove pubblico sempre le mie recensioni e le mie segnalazioni di nuove uscite. E niente, vi mando un bacio, vi ricordo che tutte le settimane esce un nuovo video qui sul canale, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, che sono molto molto curiosa. E niente, noi ci vediamo la prossima settimana, qui da Francia è tutto. Ciao!